quarantesimo, dopo che il Borgaro comunque aveva dominato per larghi tratti sia il primo che il secondo tempo? Diciamo che sono contento del risultato, perché così come si è messa la partita facciamo fatica a rimontarla. Però ho visto comunque l'anima di questa squadra nel secondo tempo, onestamente. Nel primo tempo non mi è piaciuto tanto il Borgaro, mi ha sbagliato tanto tecnicamente. Abbiamo dato 15 passaggi di seguito, quindi sono tanti. Però al secondo tempo ho visto un cuore, ho visto un'anima, ho visto una squadra che non voleva attaccare al Casale, anche se il Casale si è comportato benissimo, abbiamo rischiato di fare anche il secondo gol in due situazioni. Però noi ci abbiamo creduto fino alla fine, finalmente una volta ci va bene, abbiamo fatto noi gol nel recupero, così come abbiamo perso a piedi. Ecco, vedendo un attimo il dato statistico, comunque la vostra è una delle difese migliori, perché prendete per ora solo un gol a partita, quindi buona la difesa fin qui. Anche qui sono d'accordo parzialmente, perché abbiamo preso un gol stupido, secondo me, il primo gol. C'è il gol che hanno fatto loro, perché sul tiro in porta ci siamo addormentati con la difesa, ci siamo andati a rimorchio, come si suol dire, sul portiere, loro hanno fatto il tapino e hanno fatto gol. Ecco, dobbiamo toglierci queste amnesie, così come abbiamo preso gol a Chieri nella stessa situazione, come abbiamo preso gol qui col Varese. Quindi si comportano benissimo, però manchiamo in questa lucidità, in queste palle innocue, in teoria innocue, che però fino adesso ci hanno castigato. Garante continua ad essere una certezza tra i pali, anche oggi ha fatto degli interventi per l'età decisamente buoni. Garante è un ottimo portiere, ha sbagliato solo una palla col Varese in casa per un esordiente, un 99, che non ha mai fatto la categoria, che sbaglia una partita su tre di questa consistenza, direi che chapeau. Rispetto alla partita di due settimane fa in Coppa Italia, hai visto un Casale in crescita? Sì, ho visto un Casale in palla, forte fisicamente, e ha provato comunque sempre a giocare il primo tempo. Il secondo tempo onestamente ci hanno forse partito, hanno giocato su due ripartenze, ha fatto un po' la partita che abbiamo fatto noi a Casale. Però ho visto un'ottima squadra, sicuramente organizzata, arcigna, forte fisicamente, ripeto, con delle ottime individualità. Però a questo punto già possiamo giocare col Casale. I cambi hanno funzionato nel secondo tempo? Li ho messi tutti in 5 questa volta, anche che si dedica, mi dicevano appunto che sono solo 3 cambi, li ho messi in 5. Direi sì, i cambi sono dovuti anche un pochettino alla disperazione, al fatto che non mi stava bene di perdere la partita, e quindi ho detto proviamo a inventarci qualsiasi cosa, ho messo tutti gli attaccanti che ho a disposizione, ho cambiato un sacco di cose, poi anche sono stato un po' penalizzato dagli infortuni, perché sono fatti male 2 centrali su 3. Quindi ammette che si è fatto male dietro la coscia, in col naso, quindi ho dovuto reinventarmi la difesa, ma questo fatto di aver reinventato la difesa mi ha dato un risultato eccezionale, perché sono veramente sacrificate alla causa e hanno fatto un'ottima prestazione, soprattutto i difensori che non hanno difensori, neanche il nuovo esordiente Andrea Dorazio. L'ho messo prima trequartista, poi l'ho messo centrocampista, poi l'ho messo esterno basso, quindi l'ho fatti fare tutti i ruoli, ma a caso anche il portiere. Però ripeto, si è sacrificato alla causa anche lui, si è medesimato subito nella nuova realtà, diciamo nella realtà di Borgaro, che è quella che comunque sia, non vuole perdere con nessuno.